A questa assemblea vogliamo portare il saluto di Luca e di Paolo che in questo momento si trovano agli arresti domiciliari, ma sarebbero stati sicuramente qui a dare un contributo forte a questa assemblea e prezioso, augurandoci la loro più immediata liberazione. Io penso che rispetto all'attacco che stiamo subendo in quest'ultimo periodo, fatto anche ovviamente da un avanzare delle lotte evidente, c'è una risposta forte che arriva oggi, un'assemblea estremamente partecipata che segna un punto favorevole rispetto al percorso che abbiamo costruito insieme dal 19 ottobre passando per il 12 aprile, un percorso che parla di lotte reali, che parla di lotte sociali e che riesce a intersecare queste lotte l'una con l'altra, intersecare la lotta per la casa, a renderla un qualcosa di ampio a livello nazionale, a sviluppare un ragionamento collettivo e una forza collettiva nelle vertenze sul lavoro, prendo ad esempio i Facchini, e a dare linfa importante alle vertenze territoriali, e in questo sicuramente la lotta contro il TAV è regina. E quindi da questo dato è importante partire per il nostro ragionamento. Io poi personalmente mi trovo molto molto d'accordo con il ragionamento fatto dalle compagne di Torino negli interventi precedenti. In queste settimane a Roma abbiamo vissuto sicuramente settimane intense, forti, anche dal punto di vista puramente emotivo, per quello che è successo, per gli arresti di Luca e di Paolo, per lo sgombero anche dello studentato di Midblock. Però è stata una settimana importante, una settimana che ci ha visto perennemente in piazza contro il piano casa, delle piazze molto numerose, molto conflittuali e molto incazzate e determinate, con una sempre maggior coscienza politica evidente. E quelle piazze in questi giorni siamo riusciti, insomma, come dire, ci è stato chiaro ed evidente il fatto che la lotta per la casa inizia adesso. Che cosa vuol dire? Che oltre alle vertenze come dire, più classiche della lotta per la casa, quindi appunto la casa, ci sono anche tutte quelle cose che ci troviamo ad affrontare adesso. Ci troviamo ad affrontare una forte repressione del movimento, ma ci troviamo ad affrontare un ragionamento importante sul reddito, ci troviamo ad affrontare una voglia collettiva di spingersi oltre, partendo dal presupposto che noi siamo sì occupanti di case, ma siamo per lo più precari, siamo per lo più migranti, siamo per lo più tutta quella fascia di proletariato pronta a ribellarsi e capace di farlo in questo paese, quella fascia che fa parte del 42% di chi non è andato a votare alle ultime elezioni europee e quella fascia che non andrà mai a votare e che mai sarà rappresentata da chi che sia. Questo è importante sottolinearlo perché siamo estremamente convinti di questo ragionamento ed è da questo che vogliamo partire sulla mobilitazione verso il vertice che poi ci dovrà portare a un autunno caldo e condiviso e nei territori e a livello nazionale, partendo da queste esperienze che abbiamo messo a frutto insieme. Noi ci stiamo attrezzando per far sì che la componente, diciamo così, più giovanile delle nostre occupazioni riesca per quel vertice a prendere parole in maniera forte. Stiamo lavorando in questo senso, riflettendo appunto sulle cose che ho detto prima. Io penso che posso anche chiudere così, adesso leggerò la lettera di Paolo, perché poi sul ragionamento complessivo noi ci stiamo assolutamente in maniera convinta, come abbiamo fatto fin dall'inizio, diciamo. Leggo la lettera che ha scritto Paolo per poi lasciare spazio agli altri interventi. Ci sono tanti motivi di risentimento per il fatto di non poter essere presente fisicamente a Torino. Il senso di esclusione è davvero forte e non è stato facile rimuovere rabbia e cattivo umore nello scrivere queste poche righe. Queste parole rappresentano un ingenuo tentativo utile a superare la distanza che ci separa, annullarla e illudermi di essere lì, quasi un gioco da bambini visionari e pieni di immaginazione. Consapevole però che questo non è un gioco e che ciò che si è prodotto da un anno a questa parte è stato importante e che soprattutto nei territori sta producendo pratiche di conflitto rilevanti. Mi scorrono davanti gli occhi diversi momenti di questo percorso comune, dove le differenze hanno prodotto una miscela difficilmente maneggiabile e spesso irrappresentabile. Tutti noi abbiamo fatto i conti con questo, chi più e chi meno organizzato, e qualcuno si è spaventato di fronte a un agire troppo sbrigativamente definito situazionista o peggio avventurista. Senza abbandonarmi a considerazioni estetiche, però, vorrei ricordare la composizione sociale fortemente meticcia che ha caratterizzato le nostre mobilitazioni e per quanto mi riguarda non riesco ad essere immune da quello che ho visto. Il coraggio di una bandiera rabbiosa
che non ha troppa voglia di ascoltare il tempo battuto da strategie e tattiche sicuramente più accorte. E allora noi che facciamo? Diamo consigli? Personalmente ho preferito stare insieme e spingere anch'io per strappare un presente degno e divaricare spazi larghi dalle appropriazioni dei diritti. La risposta non si è fatta attendere, dura e persecutoria, mirata e arrogante, prepotente nel suo dispiegarsi, odiosa nella generalizzazione aggressiva dello scontro attraverso il cosiddetto piano casa e l'articolo 5 al suo interno. L'assenza di uno spazio di mediazione è palese. Sì, forse ogni città e ogni territorio troverà il modo per gestire il conflitto e contrattazione parziale, ma sia il Rossat che il decreto Lupi, con l'affermazione del PD nelle ultime elezioni, chiudono gli orizzonti di possibili trattative, di meccanismi di riduzione del danno. Contro di noi probabilmente si ipotizza la resa di conti e la prossima scadenza di Torino dell'11 luglio sta dentro questo quadro fosco. Stanno manomettendo le nostre vite per costringerci alla resa, ad accettare la precarietà come stile di vita e la concertazione come unico strumento di confronto. Come affrontare queste giornate senza ridurle ad un misurarsi tra soggettività organizzate che sommandosi provano a non rendere tranquillo lo svolgimento del vertice europeo sulla disoccupazione giovanile? Proviamo a trasformare un momento importante come questo in un incontro tra le lotte e le resistenze che hanno animato questi mesi, che si sono riversate a Roma il 18 e il 19 ottobre e il 12 aprile, che sono salite sui tetti degli stabili occupati e sui blindati delle forze dell'ordine, che hanno picchettato, spinto, lanciato, invaso, sabotato, scioperato. Costruiamo nelle giornate precedenti il vertice un'assise di movimento fisicamente realizzata, un'esperienza che comunica tra loro. Si guardano negli occhi, si scambiano sensazioni e percezioni, legano corpi e stringono complicità. Vale molto di più consentire che da ogni territorio si riversi in Torino questa composizione sociale meticcia, piuttosto che concentrare ogni energia sull'11 luglio come controevento, tutto in una giornata di conflitto. Per consolidare la minaccia contro il governo Renzi a questo modello di sviluppo non consegniamo solo alla piazza il compito di rappresentare la differenza. Spero di rivedervi presto, Paolo.